prima di intraprendere quello che sto per fare, ecco, stacco un attimo e chiedo al gentile pubblico a casa di effettuare un respiro. Proprio voi, schiena diritta, cominciate a sentire l'energia che sale dalla terra verso il cielo e respirate. Respirate, continuate a respirare per 7 volte. Mario Mariani di Pesaro a Pesaro su Rai 5 per Road Italy. Benvenuto Mario, io sto continuando ancora a respirare. Io non ho smesso. Senti, allora, improvvisatore, compositore, pianista, teatrante, affabulatore, sperimentatore. Ma chi è Mario Mariani? Dunque, in Italia siamo circa 1300, credo. Questa è una stima di un vecchio CD-ROM dell'elenco telefonico, ah, sì. Io... A trovarli tutti, sì. Per ora ho conosciuto solo me stesso, poi c'è un medico, credo che vive in Toscana, ma credo che forse vuoi chiedermi qualcos'altro. Cosa cerco? Dunque, io cerco di forzare il pianoforte entro i suoi limiti. Sì. Faccio un paragone tra il pianoforte ed il nostro cervello, magari, no? Di cui si dice che si usa il 3%, forse qualcuno anche meno, sì, magari. Noi siamo tutti. E quindi ecco, questa mia ricerca, come dire, si potrebbe definire il pianoforte impreparato. Ecco. Che egli inventò il pianoforte preparato? Che era porre dei risuonatori, dei bulloni sulle corde per modificarne il suono. Invece io lascio tutte queste cose qua, il pianoforte è impreparato, perché il pianoforte non sa che cosa io farò.
Cosa mi apprestro a fare? No, io non ho capito quasi nulla, però mi piace quello che hai detto. Cioè, forse faccio parte di quel 3% che non ti mette il cervello. No, però io volevo chiedere un'altra cosa a Mario. Allora, io so che nella tua ricerca di improvvisazione, di ispirazione, di qualcosa del genere. Composizione istantanea. Qualcosa di creativo, caos creativo, qualcosa. Un caos quasi organizzato. Quasi organizzato. Sì, no, però dovete sapere che lui ha vissuto per un mese, ma è vero questa cosa, in una grotta qui vicino, no? Sì. Cima al Monte Nerone. Ecco, e ha portato esattamente questo piano, cioè questo piano stesso. È stato con lui in una grotta per un mese. Era un pianoforte nuovo. Che succedeva nella grotta? In questa grotta vivevo io, il pianoforte, dormivo in una tenda, tra l'altro, vicino a questo pianoforte. La convivenza con un pianoforte. E offrivo gratuitamente, come gesto di offerta creativa di portare l'arte alla gente, un concerto ogni giorno. Il pubblico veniva, era gratuito, il biglietto era la strada che il pubblico faceva per venire a sentirmi. Questo l'ho fatto due anni fa. E adesso invece? Adesso invece un'altra cosa molto bella, il Teatro Libero del Monte Nerone. Il Monte Nerone, che è un luogo dove io vivo spesso, una casina nel bosco in cui si apre il portone, viene fuori sempre questo pianoforte, e l'anno scorso abbiamo fatto un mese di festival con tantissimi artisti, convegni, conferenze, concerti naturalmente, teatro, e quest'anno faremo auspicabilmente la seconda edizione. Ce ne avrebbe le cose da raccontare sto pianoforte, ecco.